La nostra capacità di risposta dipenderà dal grado di solidarietà che sapremo dimostrare al nostro interno nel costruire politiche europee comuni. Se una politica sanitaria senza una politica europea sanitaria, come potremo affrontare le prossime sfide che arriveranno dopo il Covid-19? Senza una politica della sicurezza comune saremo fragili, esposti alle minacce dei regimi autoritari. Senza una chiara politica europea non potremo sostenere il confronto con la Cina. Senza una politica europea per l'immigrazione e l'asilo non saremo in grado di affrontare sfide che nei prossimi anni, dal Sahel all'Asia, vedranno in movimento milioni e milioni di persone che guarderanno all'Europa, a noi, come terra del loro rifugio. L'Italia in tutto questo ha un ruolo decisivo per la conformazione e per il destino dell'Europa, e la sua stabilità ne è un prerequisito nel breve e nel medio periodo. Non dobbiamo dimenticarlo. Siamo partiti dalle nuove sfide a cui ci chiama il mondo globale, dalle inquietudini rispetto alla complessità dei problemi che abbiamo di fronte, ai rischi e alle pressioni a cui siamo sottoposti, ma come sempre, cari amiche e cari amici, tutto si tiene. E a noi europei oggi è chiesto di partecipare a scrivere le regole del mondo globale. E ne abbiamo la possibilità. Sì, ne abbiamo la possibilità e lo dobbiamo credere. Perché siamo ancora in grado di connettere la responsabilità individuale ad uno spazio plausibile. E questo spazio è la dimensione europea. Lo avevamo capito già prima del Covid, ma oggi il Covid lo ha reso più evidente. E lo avevamo detto anche qui 2 anni fa al Meeting, che solo la sovranità comune europea può consentire di dare senso e respiro alla sovranità nazionale. È una dinamica che si è capovolta nel processo di integrazione e che oggi, in questo momento, è molto chiara. Il coraggio di dire io. Per me chiama ad una forte responsabilità individuale e collettiva e alla consapevolezza che noi europei siamo chiamati ancora una volta a partecipare ad una grande opera di liberazione dell'uomo. Vi ringrazio.